Ciao raga e benvenuti in questo nuovo video dove parliamo della puntata di Amici. Mi dispiace per questa luce un po' scurina, però è nuvoloso, non ho niente per farmi luce e quindi facciamo quel che si può. Allora, partiamo subito, questo video sarà molto stretto perché onestamente non è successo nulla di eclatante, ho trovato tutto abbastanza piatto, anche Maria l'ho vista parecchio frettolosa che cercava di chiudere subito le discussioni, mandare subito i ragazzi a posto, non sono scesi per scrivere nessun bigliettino, ho visto proprio una puntata un po' ristretta. Quindi iniziamo subito con un provvedimento disciplinare e meno male che Maria si è raccomandata con tutti di pulire la casa, stare attenti alle lezioni, essere educati e tutte queste cose. E devo dire che stanno seguendo veramente bene alla lettera le parole di Maria. Tutti i cantanti hanno saltato una lezione e hanno fatto ritardo. Quindi, come l'altra volta, gli ultimi due cantanti nella gara cover non vanno davanti ai professori, ma in sfida diretta. Iniziamo subito con la gara cover giudicata da Giorgia. Io Giorgia la amo. È dolce, è carina, è genuina, è pura. Quanto mi piacerebbe avere Giorgia, se non come professoressa, ma come giudice, un giudice sicuramente serio, un giudice capace di saper giudicare e un giudice che potrebbe dare veramente un sacco di consigli utili per i cantanti. E invece noi ci ritroveremo sicuramente, e già mi viene il mal di testa a pensarci, Sash, Filiberto e Stefano De Martino. Io almeno quest'anno spererei di non vederli, anche se secondo me Maria già ce l'ha pronti, ce l'ha tipo lì dietro l'angolo. Ok, gara cover. Nessuno tranne una persona mi ha fatto impazzire più di tanto, quindi adesso vi dico i miei voti. Ovviamente voi fatemi sapere qui sotto tramite un commento che cosa ne pensate e qual era il vostro preferito e se siete d'accordo con questa classifica fatta da Giorgia. Allora, ho dato a Cricca 6,5, a NDG 7,5, a Federica 8,5, a Wax ho dato un 6, a Daron ho dato 6,5, non mi è piaciuto moltissimo, a Tommy, raga, ho dato un meritatissimo 9, è stato formidabile, pazzesco, mi è piaciuto tantissimo. E se ricordate, nel primissimo video che ho fatto, quindi giudico cantanti e ballerini, se non l'avete visto ve lo lascio poi. Io di Tommy non ho parlato molto bene, ma devo dire che mi sto ricredendo puntata per puntata. È veramente bravissimo questo ragazzo e lo vedo molto umile e genuino. Abbiamo poi Piccolo G con 6, Andre con 5. A me ogni volta che sale sul palco Andre mi mette un'ansia addosso che non se ne va via finché lui non si mette seduto al suo posto. E Nivio 6,5. Arriviamo alla sfida di Gianmarco, sfida praticamente senza senso. Insomma, io ero sicuro che la sfida la vincesse e l'ha vinta, ma la cosa più eclatante, la cosa che, boh, qui siamo arrivati proprio all'apice del trash, Raimondo ha chiesto a Claudia, si chiamava Claudia la sfidante? Boh, vabbè. Comunque ha chiesto alla ragazza sfidante di rimanere una settimana in casetta per una possibile sostituzione ad Asia. Ora dico, ma hai lavorato una settimana intera con Asia e l'hai detto te. Hai visto che non c'era, era totalmente sconnessa. Hai visto che non è brava tecnicamente e non è preparata per affrontare la scuola di amici. Ma sostituiscila subito invece di fare il teatrino con Gianmarco, che è un clown, un comico. Comunque, veramente, io Raimondo non lo capivo l'anno scorso, quest'anno non lo capisco ancora di più. Speriamo che non ne combini altre perché veramente stiamo iniziando malissimo. Arriva poi come ospite San Giovanni che canta il suo nuovo inedito Fluo, orecchiabile, carino come tutti i suoi inediti, quindi mi è piaciuto tantissimo. E arriviamo adesso alla gara ballo, giudicata da Little Phil. Quindi arriviamo con i miei voti, anche qui ho il mio preferito, perché ormai io sono veramente un bimbo di, lo dico, sono un bimbo di Samu, cioè a me fa impazzire quel ragazzo, ogni volta che lo vedo mi riempie il cuore di gioia. Quindi a Megan ho dato un 6, perché mi sembrava proprio un ballo apposta. Cioè, ideato proprio per le veline, l'ho immaginata a Striscia la Notizia che ballava lì e penso che quello possa essere il suo futuro. Però un'altra volta, una spostata di capelli di qua, una spostata di capelli di là, una faccia sexy e niente di che. 6. A Samu 8,5. Ad Asia ho dato un 4 e sono stato gentile perché volevo darle 3. A Rita ho dato un 7. A Ludovica ho dato un 8, a me Maddalena è piaciuta tantissimo, dopo aver detto che aveva fatto proprio così, Maddalena in questa coreografia mi è piaciuta tantissimo, mentre a Samuel ho dato un 7. Arriviamo alla sfida di Piccolo G, che dire,
Boh, lui tremendo. A me con la sua voce non mi piace, mi dà fastidio. Lo sfidante, non ho capito una parola della sua canzone, però era orecchiabile. Alla fine io avrei mandato tutti e due a casa. Compito per Mattia, mi è piaciuto tantissimo. Michele con la barba è proprio un buono assurdo e boh, così che lo guardavo con gli occhi a forma di cuoricino. Sono tanto felice per lui, anche Mattia mi è piaciuto tantissimo, se l'è cavata benissimo, è stato ironico, ha mostrato un po' di tecnica, quindi mi è piaciuto un sacco. Arriviamo adesso alla gara inediti, giudicata da Davide Simonetta. I tre cantanti in gara erano NDG, Cricca e Wax. Ad NDG ho dato 7 più, a Cricca ho dato un 6 e a Wax ho dato un 7 più. Abbiamo visto ospite Diana del Bufalo, tremenda. A me Diana del Bufalo non mi piace, mi sta antipatica, non la trovo divertente, anzi quando fa queste scenate mi irrita. Quindi io direi di passare oltre e di fare le mie conclusioni. Puntata a muscia e farle un complimento. Veramente noiosa. Fatemi sapere se anche voi l'avete trovata noiosa, se vi è piaciuto. Fatemi sapere voi chi volevate al primo posto delle classifiche, chi avreste messo per l'ultimo, cosa ne pensate di questa puntata. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video inerente ad amici. Lasciate un mi piace e un commentino qui sotto per aiutarmi a crescere. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!